Oggi vi presentiamo il nuovo progetto di Geba SRL, sono le plafonie di Alba. A dire il vero, tanto nuovo non è, in quanto già da qualche anno le installiamo sui nostri lavori su alcune barche che abbiamo, dove abbiamo refittato alcuni impianti elettrici. Sono delle plafoniere a LED personalizzabili sia nella tensione che nel colore, infatti le possiamo fare sia a 24 che a 12 volts e possiamo installare all'interno di queste plafoniere qualsiasi tipo di LED. Bianco freddo, bianco caldo, verde, blu, insomma, sono assolutamente flessibili in base alle vostre esigenze. Ne facciamo di tre modelli: rettangolare piccola, rettangolare lunga o quadrata. E ognuna di queste lampade ha delle potenze differenti. La piccola 7 watt, la lunga 12 watt, mentre la quadrata 18 watt. In base alle esigenze alle necessità e alle esigenze che un armatore ha in barca, può installare una di queste tre. Le vediamo accese. Ora, questa piccola è doppio colore, ha una luce bianca fredda e una luce blu per la luce notturna. Alcuni clienti l'hanno installata all'interno delle cuccette e quindi con la luce notturna, avendo il doppio interruttore, riescono a vivere l'ambiente anche di notte senza dover poi accendere per forza, insomma, tutta la luce bianca, creando probabilmente disturbo ad altri abitanti della cuccetta. Questa invece è la plafoniera rettangolare più lunga, ovviamente più potente di quell'altra. Può essere installato ad esempio in sala macchina, nelle ghiacciaie o anche all'esterno, sul varicello, laddove c'è bisogno di parecchia luce. E l'ultima, ma non per importanza, la plafoniera quadrata. Anche questa l'abbiamo fatta bicolor, ma la possiamo fare anche monocolore, con il colore bianco o il colore blu. Anche questa è stata molto apprezzata, soprattutto nelle passeggiate laterali, laddove c'è necessità di avere anche una luce notturna durante le ore di non lavoro. Tra le altre cose, vedete lo spessore, solo 2 cm. Abbiamo messo per fissare il vetro tutte viti in acciaio inox e la parte elettrica, quella che è all'interno della plafoniera, è completamente separata dal montaggio, dal fissaggio della plafoniera stessa. Un'altra cosa molto importante è la fuoriuscita del cavo, che possiamo farlo laterale con un PG, ovviamente anch'esso stagno, o sul posteriore. Quindi, con questa soluzione, quando si vanno a installare soprattutto le plafoniere a soffitto, si vedrà semplicemente la plafoniera senza cavo, molto pulita. E poi devo dire che anche la linea è molto apprezzabile. Questo è tutto, vi ricordo i nostri canali, il sito internet www.nauticageba.it, Facebook Geba SRL o Instagram Geba SRL1. Vi aspettiamo.